Ciao a tutti, senza luce e bentornati su Top Games. Io come al solito sono Andrea e oggi parleremo di una farm AFK, di quelle che vi fanno arrabbiare. Sì, lo so, e c'è uno spazio apposito per tutti i commenti etici, ragazzi, non vi preoccupate, tanto io non li guardo. Prima di darci dentro, ragazzi, però, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. È gratis per voi, ma è gratificante per noi, perché ci aiutate a crescere, a migliorare e a portarvi contenuti sempre più belli. Che se guardate per intero o per altro, magari scoprite anche che dopo un video del genere ci sono anche delle cose importanti da ascoltare. Allora, qual è il metodo più semplice per farmare rune AFK? Quindi senza rischiare di morire, senza dover di fatto fare niente e semplicemente facendo passare del tempo. Sono ovviamente le farm di rune AFK PvP, quelle dove facciamo invadere il nostro mondo a tanti nobili avversari, ma tanto noi siamo nascosti nel nulla cosmico e non possiamo essere colpiti in alcun modo. L'avversario, annoiandosi a morte, deciderà a questo punto semplicemente di sloggare oppure morire volontariamente, donandoci di fatto un casino di rune. Queste sono farm legit oppure no? La risposta è un po' di qua e un po' di là. Di fatto non ho mai visto bannare nessuno, però eticamente sono proprio delle cagnate. Però per difendersi da queste cose bisogna prima di tutto conoscerle, perché altrimenti tutto questo non funziona e non si capisce nemmeno che cosa stia succedendo. Anche perché spesso ci ritroviamo nella situazione dove invadiamo nel PvP e non troviamo l'avversario. Ecco, l'avversario è semplicemente nascosto. Se sappiamo dove è nascosto, sappiamo anche se possiamo raggiungerlo oppure no. Per iniziare tutto questo dobbiamo andare al cancello orientale di Raya Lucaria, che è raggiungibile dal teletrasporto che c'è nel piazzale, dal sigillo, oppure facendo il giro, ragazzi. Quindi partiamo, prendiamo torrente e la prima cosa da fare, ragazzi, è arrampicarsi su questo accumulo di rocce. Ho scelto questo lato perché di fatto è il più semplice e soprattutto se sbagliate mira potete recuperare senza morire definitivamente, quindi senza dover ricaricare sempre la zona continuamente, anche perché il passaggio successivo non è difficilissimo, ma dovete prendere le misure molto bene in questo caso, perché si tratta di parkour sul cornicione di questa torre. Dovete ovviamente saltare prima in esterna e poi girarvi verso l'interno ogni volta. È facile, ma ci vuole la mano. Con questo ultimo salto dovete puntare al secondo cornicione e poi potrete saltare direttamente sul ponte sottostante. A questo punto avete fatto tutto ciò che c'era da fare di faticoso e potrete stare qua quanto vi pare a fare milioni se non miliardi di rune. Vi basterà attivare la bussola e la lingua, dopodiché incominceranno ad arrivare da soli gli avversari che vogliono sfidarvi ovviamente in questa zona. Se vi spostate un pelo più avanti compare anche la scritta Liurna Lacustre, di conseguenza potrete evocare gli avversari sotto di voi oppure dentro il castello di Raya Lucaria, cosa che peraltro impedisce in tutti e due i casi di raggiungervi in qualsivoglia modo. Quindi ecco, questa è una farm infinita in tutto e per tutto di rune. Dovete magari impostarvi comunque sul joystick o sulla tastiera una macro che vi prema un tasto qualsiasi ogni tot minuti, perché sennò il gioco vi rileva poi AFK e allora una segnalazione potrebbe rivelarsi di fatto in un ban, ma di questo oltretutto non sono neanche certo. Arriviamo ai fatti. Quante rune si fanno con queste farm? Tecnicamente infinite, ragazzi. Dipende sempre dal numero di giocatori che stanno facendo PvP in quel momento, che stanno cercando sfide in quella zona, eccetera, eccetera. Più gente c'è, più rune farete in meno tempo, meno gente c'è e meno rune farete in più tempo. Secondo dato rilevante è quanto tempo volete lasciare acceso il vostro computer a farmare rune. Secondo me, considerando il costo dell'energia elettrica attuale, ragazzi, ecco, il rapporto qualità-prezzo è pessimo. Ultimo dato, ma non meno importante, ricordatevi che così facendo state rovinando il gioco a qualcun altro. E di fatto non è propriamente una bella cosa. A meno che non sia un leone da tastiera che su Facebook se la deve tirare da professionista del nulla, in quel caso va bene, direi.
Questo video non vuole assolutamente essere un'ode all'utilizzo di queste tecniche, ragazzi. Anzi, vuole essere un imparate a riconoscerle e comportatevi di conseguenza. Se capita una cosa simile, sapete che siete all'Iurnia o dall'Accademia, portate via le scatole, molto semplicemente, lasciate il game, regalateli quelle rune, chi se ne frega, ma voi continuate a giocare. Perdere del tempo cosa fa? Vi fa calare l'attenzione e vi fa passare la voglia. Quindi cercate di tagliare corto. Evitate di perdere tempo a cercarlo in giro, camminandovi da tutte le parti, tanto sapete già che non lo troverete. Quindi slogate e passate al combattimento successivo e magari vi troverete davanti una persona che come voi ha semplicemente voglia di giocare. Fatemi e fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate dell'utilizzo di queste farm, se vi è già capitato di trovare qualcuno che le utilizzasse e se anche voi ne fate uso, perché di fatto, ripeto, comunque è una scelta etica se usarle o meno, ma di fatto io ban non ne ho mai visto, quindi ragazzi, è una cosa molto borderline e sostanzialmente per me dovrebbe essere in primis From Software a occuparsi di questi problemi. Per il resto mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, è gratis per voi ma è gratificante per noi perché ci aiutate a crescere, a migliorare e a portarvi contenuti sempre più belli. E se volete sostenere il canale attivamente sappiate che qua sotto trovate anche gli abbonamenti grazie ai quali potrete vedere i nostri contenuti prima che escano. Noi ci vediamo in un prossimo video sempre qua su Top Games. Ciao a tutti!